Radio Torre Live, la tua città, la tua radio. Radio Torre Live, la radio sui social. Buongiorno, 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 amici di Radio Torre, amici di Pavia Play TV. Buona giornata soprattutto, buon lavoro per coloro che stanno lavorando. Noi ci stiamo spostando dalla Lombardia al Piemonte per andare a visitare un'altra bella realtà. Quindi rimanete con noi, rimanete sintonizzati, come si diceva negli anni Ottanta, e appena saremo sul posto, niente, ci ricollegheremo. Bene amici, già vedete Riseria Molino Capittini. Bene amici, siamo all'interno del mulino Capittini, qui a Galliate. Vi sto facendo vedere e stiamo vedendo questa struttura molto bella che ci riporta davvero indietro. State vedendo questo splendido carretto del comune di Galliate, un veicolo per trasporto merci con tutta l'attrezzatura. Questa è la parte esterna, poi andremo ovviamente nella parte interna. Vi dicevo questo perché il mulino Capittini del 1881 all'inizio era così nato per molare con la mola ovviamente di sasso le granaglie, poi in un secondo tempo ovviamente con l'arrivo di molta acqua del canale Cavour, che ha portato l'acqua per l'agricoltura anche nella bassa, è stata una grande trovata, si è prodotto anche ovviamente il riso e molti altri prodotti. Quindi storico 1881, pensate, quindi veramente una storia alle spalle. Allora seguiteci perché andremo all'interno a vedere quello che è la storia di questo mulino. Vedete mulino Montereggio e vedete attrezzature, per esempio questa è una mangiatoia, quella che vedete in questo momento. Dall'altra parte vedete classici attrezzi che si sono sempre usati. Tocco soltanto uno dei tanti attrezzi per farvi capire quante mani hanno fatto fatica con questi strumenti, ma con questi strumenti, che strumenti che sono attrezzi da lavoro ovviamente, chiamiamoli strumenti, sono ancora funzionanti e bisognerebbe avere la volontà. Oggi veramente la modernità, la tecnologia ci ha portato e ha portato coloro che lavorano in questo settore davvero a dei livelli altissimi, si fa molta meno fatica, anche se si fa comunque fatica. Ma pensate quante mani hanno fatto fatica, quanto sudore è stato gettato per questo tipo di attività in generale. E qui amici siamo all'interno della sala dove si macinavano le granaglie, quindi veramente della mola.
macchinario che vi farò vedere ovviamente nel dettaglio, la tramoggia, tutto quello che era la macinatura delle granaglie di una volta. Ecco, questa è la mola e vedete anche i relativi macchinari che giravano con l'acqua. Guardate che splendore. Qui vedete le varie campanelle, adesso vi faccio sentire, ogni campanella aveva un suono diverso perché secondo le granaglie che venivano inserite dicevano stanno per finire, riempite che io continuo a molare. Questo era un po' il discorso. Guardate i vecchi attrezzi, quello era l'attrezzo che serviva per far uscire la mola di sassa. Quando la mola continuava a girare ovviamente si lisciava, e per portare in farina ovviamente poi con questo martello si cercava di picconarla, usate il termine un po' particolare, e quindi riusciva praticamente a diventare grezza giusta per arrivare poi ovviamente alla macinatura. Entrare qua e ritornare davvero indietro nel tempo, guardate, tutto ci riporta davvero indietro nel tempo, anche le fotografie che trovate appese. Volevo farvi vedere questa bicicletta che è molto 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 interessante. Guardate che bella questa macchina, Felice Picconi, fabbricante Garbana Pavia. Pensate, siamo in provincia di Novara, ma Novara, Pavia, insomma, la bassa padana. Anche qui attrezzature per tagliare l'erba. Guardate la mola. Questa è la mola del Mulita, per molare ovviamente le attrezzature, il FAI di cui fa parte questa attività. Siamo nella parte superiore, ci siamo fermati in questo angolo perché qui anni e anni or sono si produceva anche lino, olio di lino che veniva fatto con questo macchinario. Il lino ovviamente è importante anche quello, è stato per la tessitura, insomma per l'olio che veniva venduto a coloro che lo richiedevano. Lino che vedete poi serviva anche per la tessitura. Vedete, c'era una volta la tessitura. Guardate la riproduzione che è stata fatta. E qui amici entriamo in una vecchia e classica cucina, e qui davvero si torna indietro nel tempo. Eravamo felici e non lo sapevamo. Io uso sempre questa frase, ma questa è veramente ricostruita alla perfezione la classica cucina di una volta. Accendiamo la luce perché è ora di cenare, e quindi vediamo un po' cosa c'è questa sera da poter mangiare
Beh, abbiamo la polenta. Perfetto, allora ci sediamo. Visto che la polenta è pronta, ma io ho già dei salamini in tavola, mi siedo perché sedendomi a questo tavolo torno davvero indietro negli anni, con i salamini, con questi piatti, con queste forchette, con la bottiglia o il fiasco di vino, con i classici bicchieri di allora. Sto vivendo un momento molto particolare, tornando davvero indietro. Ed è quello che fanno un po' anche le scolaresche che vengono a visitare, ovviamente, il mulino Capettini qui a Galliate, ve lo ripeto, una splendida realtà, potete tornare indietro nel tempo. Io mi sono impropriamente seduto, vedo del gorgonzola là. Va bene, abbiamo vissuto un momento molto particolare. Volevo farvi proprio una panoramica di tutta la cucina, dove vedete le classiche situazioni di allora. Un giornale, la candela, il battipanni, qui ci si lavava, i vestiti, la credenza, la tavola, il pallottoliere, il seggiolone per i più piccoli, il ferro da stiro, il classico vaporizzatore per insetticida, il flit. Guardate le attrezzature, guardate la vecchia macchina da cucire, la polenta ve l'ho già fatta vedere, la classica stufa, dove si teneva la legna, classici mestoli e il classico lavandino con la credenza e sopra una splendida radio. Amici, siamo all'interno dello spaccio del mulino Capettini e qui è la parte finale, la parte dove troviamo tutto. Adesso vi farò vedere un po' tutto quello che c'è, a parte ovviamente predomina il riso, pasta, farina. Adesso poi nel dettaglio vi faccio vedere un po' tutto quanto. Quindi proprio dal produttore, come si dice, al consumatore. Colgo l'occasione anche per davvero ringraziare la proprietà che ci ha concesso gentilmente con le nostre telecamere di entrare all'interno di questa azienda. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qualche piccolo particolare di questo spaccio immenso. E tutto parte dall'albero genealogico della famiglia Capettini. Ricordatevi sempre che è dal 1881. Bene, amici di Radio Torre, di Pavia Play TV, da questo tavolo, da questa cucina, dal mulino Capettini di Galliate, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento alla prossima e grazie dell'ascolto e soprattutto della visione. Alla prossima!